Sì, dopo 20 anni di televisione voglio passare alla regia cinematografica con un film che ho deciso in queste notti insonne, ormai è la 12ª notte che non dormo, totale di 20 ore, non di più, 25 ore, 12 giorni. Un film dedicato a Federico Perna, che molti conoscono, figlio di Nina Perna, che è una mia cara amica, una donna straordinaria, di grande forza. Tutti conoscono Cucchi, non tutti conoscono Federico Perna, la sua storia, il suo dramma. Nina mi ha insegnato alla speranza e questo lungometraggio che vede la mia regia, che vede l'assistente come assistente della regia Giuseppe Lisiano Passafaro, mio caro amico, che voglio dargli questo ruolo come operatore di macchina, quindi come direttore della fotografia, Nicky Giusino, e come produttore esecutivo, il caro amico, Edoardo Aiello. È un film a cui tengo molto, spero di essere all'altezza, perché è chiaro che la regia è qualcosa di dedicato. Ho sempre amato il cinema, sin da quando avevo 12 anni, quindi è un po' un mio sogno che si avvera. Ritengo che nell'arco del 2017 riusciremo a portarlo a compimento. Che cosa sarà? Non lo so che tipo di lavoro riuscirò a fare. So semplicemente che parto da una storia interessante, autentica, di un uomo, di un ragazzo che è morto in carcere. C'è un processo in corso, è stato scritto anche un libro da Nina. Nina, dedico questo video a te, sei una donna straordinaria, mi sei stata vicina anche durante tutta la mia difficile storia processuale e ti voglio bene, come con tutto il cuore. E a tuo figlio Federico voglio dedicare questo film.